Siamo qui in compagnia del direttore del conservatorio, maestro Salvatore Stefanelli, che a lungo è stato vice direttore e si è appena insediato in questa nuova carica per il prossimo triennio. Quindi come primo atto di questa sua nomina ha per la prima volta organizzato una vera e propria stagione concertistica che si aprirà venerdì prossimo al Politeama, appunto con il concerto inaugurale dell'anno accademico. Era una mia idea, perché in passato abbiamo avuto delle coproduzioni e quest'anno era mio desiderio promuovere una stagione di concerti del conservatorio. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 22 alle 20:45 al Politeama, con un programma tutto dedicato al grande Giuseppe Verdi. Successivamente avremo ancora una serie di 15 appuntamenti con cadenza bene o male quindicinale e andrà avanti sino a giugno 2014. Oltre che voler festeggiare sempre il giorno di Santa Cecilia, che è appunto la patrona dei musicisti, anche il ricordo di Tito Schipa, d'altra parte siamo tutti debitori a lui, no? Direi che la mia idea portante è restituire al territorio alcuni appuntamenti fissi. Il concerto sempre nel giorno di Santa Cecilia, che inaugurerà l'anno accademico anche negli prossimi anni. Poi un doveroso omaggio sicuramente al maestro Tito Schipa. Noi viviamo qui grazie a una sua idea portante iniziale di istituire il liceo musicale e poi nel tempo è divenuto conservatorio, ma sicuramente mancava ancora in conservatorio questo appuntamento annuale per ricordare questa grande figura. Un'altra degli appuntamenti che diventeranno caratterizzati sono questi canti della tradizione popolare salentina, tenuti sempre bene o male nella Settimana Santa, soprattutto nella giornata del Venerdì Santo. E il dialogo continuo con il territorio, con l'autorità, con gli enti, con l'università, con la provincia. Questo è il mio pensiero fisso, costante. Spero di costruire su queste idee molti appuntamenti e molte precisazioni e proposte musicali. Siamo qui in compagnia di Silvia Rosato Franchini, una delle migliori allieve della scuola di canto del conservatorio Tito Schipa, iscritte al biennio, e sarà fra le protagoniste del concerto inaugurale di venerdì al Politeama. Silvia, che cosa canterai? Canterò D'amor sulla lirose del Trovatore. Penso questo per adesso. Che cosa significa per un allievo del conservatorio andare sul palcoscenico del teatro per eccellenza della città, insieme anche ai docenti, all'orchestra, al coro? Credo che sia sicuramente un'esperienza molto bella. Sì, per me è un onore, perché non mi era mai capitato comunque di andare su un palco così grande accompagnata da un'orchestra, da un direttore come il maestro Pellegrini. È una grande opportunità che ci dà il conservatorio per noi che siamo ragazzi che ancora non possiamo confrontarci col mondo del lavoro, quindi sono veramente contenta di partecipare a questo concerto. Tu hai già delle esperienze significative anche al di fuori del conservatorio. Sono stata un personaggio delle Nozze di Figaro, sono stata uno dei personaggi principali, ho lavorato con la maestra Fell, l'opera era diretta dal maestro Panni con la collaborazione dell'orchestra Ico di Lecce. Ad aprile sono stata una delle protagoniste dell'opera del maestro Francesco Libetta, 800, parla del martirio dei santi di Otranto. Ho già fatto delle esperienze, però noi allievi siamo abituati a stare sulle poltroncine di solito, non siamo abituati a stare sul palco, quindi è una grande emozione.